Lo scopo di Grand'Angolo non è solo quello di inquadrare notizie che vengono nascoste dal nostro mainstream, è quello anche di allargare lo sguardo sul piano temporale. Per quale ragione? Perché il Ministero Orwelliano della Verità continuamente riscrive la storia e quindi bisogna rivedere il passato, perché ce lo fanno scomparire rapidamente davanti agli occhi. Ecco il perché riproponiamo la visione di tre servizi pubblicati da Pandora TV alcuni anni fa, Pandora TV di Giulietto Chiesa, costruiti in base ad articoli che allora facevo per il Manifesto. Il primo è di 7 anni fa, vedete, 5 gennaio 2016. E si vedono i preparativi di quel colpo di Stato che ha portato poi alla gravissima situazione attuale. La roadmap per la cooperazione tecnico-militare NATO-Ucraina, firmata in dicembre, integra ormai a tutti gli effetti le forze armate e l'industria bellica di Kiev in quelle della NATO. Manca ora solo l'entrata formale dell'Ucraina nella NATO. Il presidente Poroshenko ha annunciato a tal fine un referendum in data da definire, preannunciando una netta vittoria dei sì in base a un sondaggio già effettuato. Da parte sua la NATO garantisce che l'Ucraina, uno dei partner più solidi dell'alleanza, è fermamente impegnata a realizzare la democrazia e la legalità. I fatti parlano chiaro. L'Ucraina di Poroshenko, l'oligarca arricchitosi col saccheggio delle proprietà statali, del quale il premier Renzi loda la saggia leadership, ha decretato per legge in dicembre la messa al bando del Partito Comunista di Ucraina, accusato di incitamento all'odio etnico e violazione dei diritti umani e delle libertà, sedi di partito distrutte. Dirigenti linciati, giornalisti seviziati e assassinati. Attivisti bruciati vivi nella camera di lavoro di Odessa. Inermi cittadini massacrati a Mariupol, bombardati col fosforo bianco a Slaviansk, Lugansk, Donetsk. Un vero e proprio colpo di Stato sotto regia USA NATO, col fine strategico di provocare in Europa una nuova guerra fredda per colpire e isolare la Russia e rafforzare allo stesso tempo l'influenza e la presenza militare degli Stati Uniti in Europa. Quale forza d'assalto sono stati usati nel push di Piazza Maidan e nelle azioni successive gruppi neonazisti appositamente addestrati e armati, come provano le foto di militanti di Uno Unso addestrati nel 2006 in Estonia. Le formazioni neonaziste sono state quindi incorporate nella Guardia Nazionale, addestrata da centinaia di istruttori USA della 173esima divisione aviotrasportata,
trasferita da Vicenza in Ucraina, affiancati da altri della NATO. L'Ucraina di Kiev è così divenuta il vivaio del rinascente nazismo nel cuore dell'Europa. A Kiev arrivano neonazisti di mezza Europa, anche dall'Italia e dagli USA, reclutati soprattutto da Pravi Sektor e dal battaglione Azov, la cui impronta nazista è rappresentata dall'emblema ricalcato da quello delle SS Das Reich. Dopo essere stati addestrati e messi alla prova in azioni militari contro i russi di Ucraina nel Donbass, vengono fatti rientrare nei loro paesi con il lascia passare del passaporto ucraino. Allo stesso tempo si diffonde in Ucraina l'ideologia nazista tra le giovani generazioni. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Se ne occupa in particolare il battaglione Azov, che organizza campi di addestramento militare e formazione ideologica per bambini e ragazzi, ai quali si insegna anzitutto a odiare i russi. Questa è l'Ucraina che di fatto già nella NATO si prepara ora a entrarvi ufficialmente, per poi entrare anche nell'Unione Europea, dove 22 dei 28 paesi sono già membri della NATO. La NATO così continua a espandersi verso est. Sembra finora in modo inarrestabile. Vediamo questo processo attraverso alcune diapositive e una animazione. Nel 1989 la NATO comprendeva 16 paesi, Stati Uniti, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia. Il patto di Varsavia ne comprendeva 7, Unione Sovietica, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Ungheria. C'era poi l'Albania, la quale era rimasta nel patto di Varsavia dal 1955 al 1968. Nel 1990 scompare la Repubblica Democratica Tedesca, che si unisce alla Repubblica Federale di Germania, già membro della NATO. Nel 1991 si dissolvono il patto di Varsavia e l'Unione Sovietica. Nel 1999 la NATO ingloba Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Nel 2004 la NATO ingloba Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia. Nel 2009 la NATO ingloba Albania e Croazia. Nel 2016 la NATO, come già annunciato l'anno scorso, ingloba il Montenegro. Nei prossimi anni la NATO ha in programma di inglobare Macedonia, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Ucraina. Quest'altro video, sempre di circa 7 anni fa, ci propone uno sguardo più ampio su quella che è la strategia degli Stati Uniti. Se noi guardiamo la realtà attuale su questo sfondo, ci rendiamo conto della sequenza di eventi, cioè il vero e proprio piano strategico che guida le mosse degli Stati Uniti d'America. Our flag will always be there, because the freedom and liberty it represents to the world will always be defended by patriots like you. God bless the United States Armed Forces, and God bless our United States of America. Thank you very much, everybody.
quale collegamento c'è tra società geograficamente, storicamente, culturalmente distanti, dall'Afghanistan alla Siria e alla Libia, dall'Iraq al Kosovo, dall'Ucraina al Brasile e al Venezuela. Quello di essere coinvolte nella strategia globale degli Stati Uniti. Tale strategia è esemplificata dalla geografia del Pentagono. Il mondo intero viene diviso in aree di responsabilità, ciascuna affidata a uno dei 6 comandi combattenti unificati degli Stati Uniti. Il comando Nord copre il Nord America, il comando Sud il Sud America, il comando Europeo la regione comprendente Europa e Russia, il comando Africa il continente africano, il comando centrale Medio Oriente e Asia centrale, il comando Pacifico, la regione Asia-Pacifico. Ai 6 comandi geografici se ne aggiungono 3 operativi su scala globale, il comando strategico, responsabile delle forze nucleari, il comando per le operazioni speciali, il comando per il trasporto. A capo del comando europeo c'è un generale o ammiraglio nominato dal Presidente degli Stati Uniti, che assume automaticamente la carica di comandante supremo alleato in Europa. La NATO è quindi inserita nella catena di comando del Pentagono, opera cioè fondamentalmente in funzione della strategia statunitense. Tale strategia consiste nell'eliminare qualsiasi stato, movimento politico sociale minacci gli interessi politici, economici e militari degli Stati Uniti che, pur essendo ancora la maggiore potenza mondiale, stanno perdendo terreno di fronte all'emergere di nuovi soggetti statuali e sociali. Tale strategia sono molteplici. Dalla guerra aperta, vedi gli attacchi aeronavali e terrestri in Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia, alle operazioni coperte condotte sia in questi che in altri paesi, ultimamente in Siria e Ucraina. Per tali operazioni il Pentagono dispone delle forze speciali, circa 70.000 specialisti della guerra che, scrive lo stesso comando, ogni giorno operano in oltre 80 paesi su scala mondiale. Dispone inoltre di un esercito ombra di contractors, ossia mercenari, in Afghanistan, documenta Foreign Policy, i mercenari del Pentagono sono circa 29.000, ossia 3 per ogni soldato USA.
In Iraq circa 8.000, due per ogni soldato USA. Ai mercenari del Pentagono si aggiungono quelli della tentacolare comunità di intelligence, comprendente oltre alla CIA altre 15 agenzie federali. I mercenari sono doppiamente utili. Possono assassinare e torturare senza che ciò sia attribuito agli USA. E quando sono uccisi, i loro nomi non compaiono nella lista dei caduti. Inoltre, il Pentagono e i servizi segreti dispongono dei gruppi che si armano e addestrano, tipo quelli islamici usati per attaccare dall'interno la Libia e la Siria, e quelli neonazisti usati per il colpo di Stato in Ucraina. Altro strumento della stessa strategia sono quelle organizzazioni non governative che, dotate di ingenti mezzi, vengono usate dalla CIA e dal Dipartimento di Stato per azioni di destabilizzazione interna in nome della difesa dei diritti dei cittadini. Nello stesso quadro rientra l'azione del gruppo Bilderberg, che il magistrato Ferdinando Imposimato denuncia come uno dei responsabili della strategia della tensione e delle stragi in Italia, e quella della Open Society dell'investitore e filantropo George Soros, artefice delle rivoluzioni colorate. I set up a foundation to promote this idea of an open society. Nel mirino della strategia golpista di Washington vi sono oggi il Brasile, per minare dall'interno i BRICS, e il Venezuela, per minare l'alleanza bolivariana per le Americhe. Per destabilizzare il Venezuela, indica il Comando Sud in un documento venuto recentemente alla luce, si deve provocare uno scenario di tensione che permetta di combinare azioni di strada con l'impiego dosato della violenza armata. Sono passati oltre 4 decenni dal colpo di Stato in Cile, orchestrato da Washington e organizzato dalla CIA. La strategia di Washington è però rimasta la stessa. È una strategia golpista. The Chicago Boys delivered their economic blueprint, the brick, to Pinochet. In the days that followed, more than 13,000 opponents were arrested and imprisoned. Era un tempo tradizione del Capodanno gettare via cose vecchie dell'anno precedente per aprire lo spazio al nuovo. Ebbene, quest'anno avremmo dovuto liberarci di qualcosa che ci portiamo dietro da anni e anni, cioè la politica di sudditanza agli Stati Uniti, alla NATO, cosa che non è stata fatta. Ed ecco, questo è un video di 5 anni fa che riassume la situazione fino al governo Gentiloni. Poi, ricordiamo, ci sono stati i 2 governi Conte, poi il governo Draghi e ora il governo Meloni. Che se qualcuno pensa di utilizzare l'attacco in Siria per sganciare l'Italia dai nostri alleati storici che sono l'Occidente e i paesi della NATO, allora troverà sempre me contrario. L'Italia e il Movimento 5 Stelle soprattutto non ha mai detto di volersi allontanare dai nostri alleati storici. Questa dichiarazione del candidato premier Luigi Di Maio
solleva una questione di fondo che va al di là dell'attuale dibattito politico. Qual è il bilancio dei 70 anni di legame dell'Italia con i suoi alleati storici? For us, war is not inevitable. Nel 1949, con il quinto governo De Gasperi, composto da Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito Socialista dei Lavoratori, Partito Repubblicano, l'Italia diviene membro della NATO sotto comando USA. Subito dopo, secondo gli accordi segreti sottoscritti da De Gasperi a Washington nel 1947, inizia lo schieramento in Italia di basi e forze statunitensi, con circa 700 armi nucleari. Per 40 anni, nella strategia USA-NATO, l'Italia fa da prima linea nel confronto con l'URSS e il Patto di Varsavia, sacrificabile in caso di guerra. Gli USA tengono pronte sul nostro territorio anche mine atomiche da demolizione. Finita la Guerra Fredda, con la dissoluzione del Patto di Varsavia e dell'URSS nel 1991, inizia per l'Italia non un periodo di pace, ma una serie continua di guerre sulla scia del suo principale alleato storico. Nel 1991, con il sesto governo Andreotti, composto da Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Socialista Democratico, Partito Repubblicano, Partito Liberale, la Repubblica Italiana partecipa nel Golfo sotto comando USA alla sua prima guerra, violando l'articolo 11 della Costituzione. Le prime bombe degli americani hanno colpito Baghdad alle 2:40 del 16 gennaio 1991. È la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che velivoli da combattimento dell'aeronautica militare sono impegnati in una missione operativa fuori del territorio nazionale. Nel 1999, con il governo D'Alema, composto da Ulivo, Partito dei Comunisti Italiani, Unione Democratica per l'Europa, l'Italia svolge un ruolo fondamentale con le sue basi, i suoi cacciabombardieri nella guerra NATO contro la Jugoslavia. Il 2003, con il secondo governo Berlusconi, composto da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord, Centro Cristiano Democratico, Cristiani Democratici Uniti, l'Italia inizia la sua partecipazione, ora in corso dopo 15 anni, alla guerra USA-NATO in Afghanistan. Sempre nel 2003, con lo stesso governo, partecipa all'invasione dell'Iraq da parte della coalizione a guida USA. L'aeronautica militare italiana ha impegnato nelle attività in corso complessivamente 5.000 persone. E c'è un rafforzamento del personale NATO nella base di Trapani per la presenza della FOB, la base operativa di rischieramento che comprende l'area destinata agli AWACS, gli aerei radar della NATO appunto. Nel 2011, con il quarto governo Berlusconi, composto da Popolo della Libertà, Lega Nord, Movimento per le Autonomie, l'Italia svolge un ruolo di primaria importanza nella guerra NATO contro la Libia, a cui partecipa con 7 basi aeree, cacciabombardieri e unità navali. Nel 2014-2018, con il governo Renzi, composto da Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, Unione dei Democratici Cristiani, e con il governo Gentiloni, composto dalla stessa coalizione, l'Italia partecipa alla escalation USA-NATO contro la Russia, inviando truppe in Lettonia e cacciabombardieri in Estonia.
Allo stesso tempo, questi e altri governi cedono il nostro territorio al Pentagono, che lo usa quale ponte di comando e di lancio per operazioni militari in una vastissima area geografica. Le basi USA di Aviano, Vicenza, Ken Darby, Gaeta, Sigonella e la stazione Muos di Niscemi servono a operazioni militari in Medio Oriente, Africa ed Europa orientale. Legata agli USA direttamente e attraverso la NATO, in cui gli USA detengono dal 1949 ad oggi la carica di comandante supremo alleato in Europa e tutti gli altri comandi chiave, l'Italia è privata del potere sovrano in politica estera. Le nuove bombe nucleari B-61-12 che gli USA installeranno in Italia ci esporranno a rischi ancora maggiori. Luigi Di Maio ha firmato l'impegno ICAN a far aderire l'Italia al Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari, quindi a rimuovere dall'Italia le armi nucleari USA. Manterrà l'impegno o lo romperà per non sganciare l'Italia dal suo principale alleato storico? Sono molto soddisfatto per questa missione. Abbiamo avuto un lungo colloquio col Dipartimento di Stato sui temi della NATO, dell'Unione Europea, sui temi dell'Alleanza Occidentale e devo dire che il Dipartimento di Stato ha espresso apprezzamento per quelle che sono le posizioni del Movimento 5 Stelle. L'Italia è alleata degli Stati Uniti, poi abbiamo parlato della NATO, dicendo chiaramente che noi vogliamo restare nella NATO. Allora, l'invito è quello di gettare ancora, secondo la vecchia tradizione, le cose vecchie dalla finestra, quelle che ci ostacolano, e aprire lo spazio al nuovo. Lo possiamo fare con la campagna Fuori l'Italia dalla guerra. E la guerra sono le sue ragioni di fondo ad essere la roba vecchia che oggi noi dobbiamo gettare per sempre dalla finestra. Quindi partecipate, partecipiamo alla campagna Fuori l'Italia dalla guerra.